continuiamo il ciclo sul genio femminile nell'antichità che è stato inaugurato la scorsa settimana dal professor Bruni, parlando di uno dei più noti personaggi dell'antica Grecia, una poetessa nota a vario titolo a un pubblico certamente più vasto di quello che l'ha anche studiata a scuola. Saffo. Saffo, oltre che autrice di poesia erotica struggente, è ancora il simbolo della donna libera nelle tendenze sessuali. Il contraltare nella Grecia che approvava correntemente l'amore omoerotico maschile e che alla pari di quest'ultimo era inserito nella diatribee, cioè nella frequentazione scolastica, perché uno degli aspetti più importanti infatti è che Saffo, che viveva nell'isola di Lesbo nella seconda metà del VII secolo, di famiglia nobiliare, lei stessa dedicata al culto della dea Afrodite, era capo di una scuola femminile, o meglio di un'associazione religiosa, Tiaso, frequentata dalle giovani che dovevano prepararsi al matrimonio e alla gestione dell'entourage domestico. Le giovani si dovevano istruire nel canto, soprattutto corale, nelle lettere, in quanto appartenevano ad una comunità d'élite che ricalcava nella quotidianità fatta di piccole cose, di trame, di amicizie e inimicizie, di relazioni più profonde, il gineceo greco di palazzo. Il titolo Saffo vecchia e nuova che abbiamo scelto per questa lezione riprende quello di un noto articolo di Martin West, The New Sappho, che nel 2005 commentava i frammenti del più antico papiro di Saffo, che era stato scoperto in un papiro di Colonia pubblicato l'anno precedente, e vuol sottolineare l'importanza che le ultime scoperte papiracee hanno avuto per l'arricchimento non solo della sua opera, ma anche delle informazioni sulla sua famiglia e sulle tradizioni relative alla sua figura. La lezione di oggi sarà infatti orientata a mettere in luce i dati biografici della poetessa che si ricavano o vengono confermati dai papiri, oltre a quelli che già si leggevano nella letteratura e che sono stati variamente interpretati e rimaneggiati nel corso dei secoli. Nelle tradizioni letterarie, a partire dai comici e poi nelle notizie più tarde, ad esempio l'aspetto dell'omosessualità che emerge chiaramente dai suoi poemi viene bandito a favore di presunti rapporti con Archiloco o Ipponate e soprattutto da un folle innamoramento della poetessa per Faone, marinaio o personaggio mitico che fosse, a causa del quale Saffo, come viene riportato nella famosa lettera che la poetessa gli avrebbe inviato, avrebbe anche rinunciato alla vita. Questa è la tradizione che viene recepita nella letteratura latina, nella famosa epistola di Saffo a Faone, presente nelle Eroides Ovidiane. E poi via via, tanto per fare qualche nome noto, da Leopardi, Baudelaire, La Yourcenar, ma il nostro relatore ci fornirà molti più esempi della ricezione di Saffo nei secoli. E questa tradizione è rappresentata soprattutto anche iconograficamente, come vedremo anche, con il salto dalla rocca di Leucade, da cui la poetessa si sarebbe gettata e che viene interpretata anche filosoficamente come il viaggio dell'anima verso l'aldilà.
Il relatore odierno è uno dei migliori filologi esperti di letteratura greca italiani. Formatosi alla Scuola Normale di Pisa con Vincenzo Di Benedetto e Franco Ferrari, che è l'editore italiano di Saffo, Giovan Battista D'Alessio si è poi perfezionato in Inghilterra in papirologia e in filologia greca, prima all'University College di Londra, poi ottenendo la cattedra di professore ordinario sempre a Londra al King's College. È ora professore ordinario all'Università Federico II di Napoli. I suoi studi si sono indirizzati in buona parte su Pindaro e sui lirici, temi che abbiamo affrontato negli indimenticabili seminari alla Scuola Normale con Franco Ferrari. E poi su Callimaco, di cui ha fatto un'ottima edizione critica con testo a fronte, e inoltre è un apprezzato studioso di problemi bibliologici in campo papirologico, che lo hanno portato ad intervenire su importanti papiri come ad esempio quello famoso di Artemidoro. I suoi contributi sono molto numerosi e pregnanti, devo dire, ma lascio da parte anche quelli più a carattere più filologico, perché oggi ci interessa una lezione che abbia una divulgazione, diciamo, più completa, oltre quindi si escludono le note più filologiche per avere un panorama sulla vicenda di Saffo. Bene, grazie. Tengo il microfono in mano, è meglio tenere. Lo avvicino un pochino, sì, va bene. Allora, volevo ringraziare innanzitutto Serena Funghi e l'Accademia, la Colombaria. Allora, avvicino ancora di più, così, va bene? Posso anche tenerlo in mano, se è meglio? Sì, forse lo tengo in mano. Allora, ringrazio appunto Serena Funghi e l'Accademia Colombaria per avermi dato l'occasione di questa chiacchierata. Volevo, diciamo, anticipare che si tratta appunto di una chiacchierata, non si tratta di una conferenza su temi specifici, ma si tratta di una carrellata su vari aspetti della complessa storia della ricostruzione di Saffo. Alcuni li vedremo più rapidamente, su altri ci potremo soffermare un pochino e su altri eventualmente potremo tornare durante la discussione. Ecco, non spaventatevi se vedete tutte queste immagini, serve a darvi, come dire, un quadro più ricco su cui poi potremo scegliere, ecco, ma non dovremo soffermarci su tutto quello che passerà sullo schermo davanti a noi. Ecco, allora, per fare partire la presentazione, no, andiamo alla prima diapositiva, che è questa qui. Vediamo un attimo. Ci siamo, perfetto. Ecco, appunto, Saffo vecchia e nuova, appunto, come diceva Serena Funghi, ha a che fare con la nuova Saffo che ci viene tramandata dai papiri, ma in realtà è un problema continuo nella storia della ricezione di Saffo, nel senso che noi non abbiamo una Saffo vera a cui possiamo risalire ed attingere per conoscenza diretta. Abbiamo una serie di ricostruzioni che si succedono nel corso del tempo e si appoggiano di volta in volta ad elementi diversi. La parte su cui noi ci concentriamo di più ultimamente, su cui ci concentreremo in parte anche oggi, è quella che deriviamo dalla conoscenza delle scoperte papiracee, ma sostanzialmente queste scoperte papiracee risalgono a, diciamo, gli ultimi decenni dell'Ottocento fino, come vedremo, ad epoca molto recente. Con questo ci ha permesso di crearci una immagine di Saffo che dipende da testi a cui noi possiamo attingere direttamente saltando secoli se non millenni, e sono testi che però sono arrivati diciamo, ad essere copiati su questi papiri a loro volta dopo un salto cronologico che per noi è piuttosto scuro, diciamo, no? I testi che noi abbiamo, i più antichi di questi testi, sono di età ellenistica
e la maggior parte sono di età imperiale. Ecco, la Saffo, che è a monte di tutto questo, è comunque, diciamo, per noi un oggetto di ricostruzione. E per molto tempo, fino a che non sono emersi in questi papiri, la ricostruzione si basava su elementi di tipo diverso. Cioè, la ricostruzione di Saffo era basata su tutta una serie di elementi tradizionali che hanno fatto sì che ogni epoca in qualche modo abbia ricreato un personaggio, una sua Saffo in qualche misura, una sua Saffo che spesso ha avuto un impatto, un'influenza culturale diciamo molto più ampia che non quella della trasmissione dei testi che erano effettivamente attribuiti alla poetessa. Allora, vediamo un attimo di capire di che si tratta. Ecco, prima di tutto può essere utile dare un'occhiata a una cartina geografica per vedere dove collochiamo Saffo. La collochiamo in un luogo di transizione, diciamo, al confine tra vari mondi. Vedete, l'isola di Lesbo è un'isola greca che è vicinissima alle coste dell'Anatolia, talmente vicina che in epoca recente è stata, diciamo, il luogo di accoglienza, purtroppo in modi assolutamente tristi, di tanti migranti che miravano ad arrivare in Europa e che sono stati fino ad epoca recente accolti proprio sulle spiagge dell'isola. L'isola che vede la Turchia, vedete, molto vicina. Questa qui è una foto della costa turca presa appunto dalla costa settentrionale dell'isola di Lesbo. Ecco, Saffo si colloca quindi in un luogo che anche in epoca antica era un luogo di confine, perché dall'altra parte c'era tutta una serie di colonie greche in Asia Minore e c'erano tutta una serie di culture, civiltà, potentati non greci che hanno svolto un'influenza estremamente importante diciamo, sull'isola di Lesbo. In particolare uno di questi era il regno di Lidia, che era proprio diciamo, basato a Sardi, diciamo, nell'entroterra anatolico. Tutto questo in un periodo che noi possiamo ricostruire sulla base di tutta una serie di elementi, diciamo, fonti indirette e i papiri che abbiamo e altri elementi, diciamo, in epoca arcaica, a cavallo tra il VII e il VI secolo a.C. Ecco, noi sulla base dei testi di Saffo, sulla base del modo in cui Saffo viene ricostruita in autori più tardi, ci facciamo un'idea di quello che doveva essere la società di Lesbo all'epoca, ma il fatto vero è che in realtà noi non abbiamo nessuna informazione indipendente su questo, cioè quello che era la Lesbo arcaica è per noi sostanzialmente un elemento in buona parte ignoto. Ecco, qui vediamo un attimo come è strutturata l'isola di Lesbo. Ecco, potete vedere che è divisa in due parti con questo grande golfo al centro. Sulla costa orientale abbiamo la città di Mitilene, che è la capitale, sulla costa occidentale abbiamo la città di Ereso, a cui veniva fatta attribuire in alcune... Posso mettere a presentazione anche sul computer, perché qui lo vedo un po' piccolo, vediamo un attimo, non riesco... Io sono abituato con il Macintosh, se no va bene anche così, se è complicato. Non, perché altrimenti quello che loro vedono ingrandito io lo vedo molto rimpicciolito. Così, sì, ecco, va bene. Quindi qui praticamente vedete Mitilene che è qui, Ereso che è qui, e l'isola era un'isola di varie città indipendenti. Ecco, noi sappiamo veramente poco di come fosse la vita a Lesbo in epoca arcaica. Cioè, la maggior parte di quello che noi ricostruiamo lo facciamo sulla base del testo di Saffo stessa e
su ricostruzioni di tipo analogico. Ecco, tra i pochi elementi archeologici che ci possono servire a immaginare la collocazione di Saffo è questo, i resti di questo tempio che vedete fotografato qui, il cosiddetto tempio di Messon, che in realtà è nella struttura che vediamo ora, molto più tardo rispetto a Saffo, è una struttura di epoca ellenistica e che era noto da fonti epigrafiche come Messon, cioè il santuario che si trova in mezzo all'isola, si trova sostanzialmente in questa parte qui dell'isola, in questa zona qui dove vedete il Tempio di Apollo indicato, che è proprio nella parte centrale dell'isola, era un po' un luogo federale, un luogo in cui le varie città si incontravano. Ecco, questo tempio, che è stato identificato in base a documentazione epigrafica, presenta una struttura di costruzione che è molto più tarda rispetto a Saffo. Non abbiamo trovato sostanzialmente degli edifici, dei resti dell'epoca di Saffo, ma sono di epoca ellenistica, però è abbastanza probabile che ci fosse un tempio anche all'epoca di Saffo, e in realtà di questo tempio, che doveva essere dedicato principalmente alla divinità Era, ma anche a Zeus ed a Dioniso, abbiamo varie testimonianze che sono appunto relative a Saffo. Una di queste è interessante, di nuovo è parecchio più tarda rispetto a Saffo, è un epigramma anonimo dell'antologia palatina che immagina Saffo che guida un coro di fanciulle al tempio di Era. Ecco, quindi trovate un epigramma in cui Saffo viene presentata come colei che conduce una danza corale. Ecco, in realtà di questo tempio Saffo parla in un frammento che noi possiamo ricostruire sulla base di nuovi rinvenimenti papiracei e anche vecchi, il cosiddetto frammento 17. Molte di queste traduzioni che vedete sono prese dalla recente edizione con traduzione e commento di Camillo Neri, molto corposa e ricca. Ecco, questo frammento è il resto di un componimento in cui Saffo descrive la fondazione del tempio in questo luogo vicino alla costa, il tempio fondato dagli Atridi, quindi un tempio fondato all'epoca della guerra di Troia, durante, secondo alcune tradizioni, mentre i greci andavano a Troia o forse mentre i greci tornavano da Troia, ci sono varie versioni su questo. È una evocazione di riti di giovani e donne con delle grida rituali. Il testo è abbastanza frammentario. Di questo stesso testo, di questo stesso tempio, ci parla anche Alceo, l'altro grande poeta della Lesbo arcaica, in due frammenti che nelle edizioni antiche erano messi di seguito uno all'altro, quasi a ricostruire una vicenda biografica. Nel primo frammento Alceo evoca questo tempio di Zeus, della dea Eolia, la chiama, non la chiama Era, e di Dioniso, e in questo tempio si riuniscono per giurare contro il tiranno, ma in un componimento a quanto pare più tardo Alceo è a quanto pare in esilio, relegato in questo stesso tempio, ormai sconfitto, ed evoca una vita senza affanni e di nuovo la gara di bellezza delle fanciulle di Lesbo e il grido sacro. Ecco. Ora, tutto questo, come vedete, è uno dei pochi appigli di carattere archeologico che ci aiutano in qualche modo a collocare la Saffo arcaica. Di fatto però molto di quello che noi sappiamo, ma soprattutto molto di quello che ha significato Saffo nel corso di questi vari millenni che ci separano dal VII secolo a.C., è una elaborazione di un'immagine di Saffo come potremmo definirla icona culturale. Cioè Saffo diventa un personaggio che in buona parte è indipendente anche rispetto ai testi che le venivano attribuiti, e diventa, diciamo, un personaggio che vive di vita propria, una vita che a volte è più fruttuosa, ha un impatto più netto e più diciamo vasto rispetto invece a quello che era l'impatto dei testi stessi che venivano attribuiti a Saffo. Uno
dei luoghi dove questo avviene è Atene. Atene in un'epoca che non è molto successiva, molto posteriore a quella della vita stessa di Saffo. Noi vediamo che ad Atene Saffo era raffigurata in vasi, su vasi, già intorno al 510-520 a.C. Stiamo parlando di un paio di generazioni dopo la morte di Saffo. Ecco, e non è tanto usuale trovare dei personaggi del mondo culturale che venivano raffigurati a così breve distanza, diciamo, non personaggi mitologici o standard, ma personaggi reali. Ecco, qui vedete questa Kalpis che si trova a Varsavia, in cui vedete Saffo che viene raffigurata con in mano questo grande strumento a corde molto lungo. È uno strumento che è noto come il barbitos, che ha, essendo così lungo, con le corde così lunghe, ha un suono di tono molto, molto basso, e che veniva collegato all'intrattenimento di carattere simposiale, e la sua invenzione veniva attribuita per l'appunto ai Lidi, che erano, diciamo, questa popolazione antistante l'isola di Lesbo. Ecco, qui vedete meglio. La cosa interessante è che Saffo è accompagnata in questo caso dal nome, con una grafia che è un po' diversa da quella che usiamo noi ora. Vedete, Saffo viene chiamato in questo contesto. C'è un manipolo di vasi che appartengono alla fine dell'età arcaica, che dimostrano la fortuna di Saffo come personaggio ad Atene in questo periodo. Uno di questi, molto interessante, è più tardo di vari decenni, ed è stato trovato in Sicilia in realtà, anche se è di manifattura ateniese, e ci mostra invece una scena molto interessante con Saffo ed Alceo in dialogo tra di loro. Ecco, abbiamo visto che Saffo ed Alceo abbiamo visti collocati nello stesso contesto archeologico che è quello del santuario di Messon, ma in questo caso noi vediamo Alceo che canta di nuovo con un barbitos e con lo sguardo rivolto verso il basso, e Saffo che viene vista, diciamo, un po' di tre quarti, con un'aria poco convinta. Ecco, questo è possibile che questo dialogo impossibile anticipi un'informazione che noi ricaviamo molto più tardi dalla retorica di Aristotele, che riporta dei versi con un dialogo tra Alceo e Saffo, appunto, in cui Alceo si rivolge a Saffo con le parole «voglio dire qualcosa, ma mi frena il pudore», e Saffo risponde: «se mai bramassi tu il bello ed il nobile e la lingua non ti agitasse a dire qualche cosa di brutto, pudore non ti tratterrebbe gli occhi, ma diresti qualche cosa di giusto». Cioè, evidentemente Alceo tenta, diciamo, delle avance nei confronti di Saffo, che evidentemente non le apprezza. In realtà gli studiosi ritengono che questi due frammenti, questi versi citati nella retorica di Aristotele, non corrispondono effettivamente a uno scambio tra i due poeti. Ora non entriamo effettivamente in questo dialogo. Saffo compare come personaggio storico anche nell'opera di Erodoto. Nel secondo libro, nel libro dedicato alle storie egiziane, Erodoto ha una ampia digressione su un personaggio che si chiama Rodopi, che era una prostituta estremamente famosa ed apprezzata, che lavorava in Egitto ma veniva dalla Grecia, e era stata portata in Egitto da Xanto di Samo, che per la cronaca era lo stesso personaggio noto come il padrone di Esopo, quindi un personaggio collegato con varie figure letterarie, e esercitò appunto la prostituzione in Egitto, e fu liberata ad alto prezzo da un uomo di Mitilene, Carasso, figlio di Scamandronimo, fratello di Saffo, la poetessa delle Muse. Dopo che ebbe liberato Rodopi, Carasso fece ritorno a Mitilene e non Carme, Saffo lo rimproverò molto. Quindi noi abbiamo questa informazione che è la più antica attestazione letteraria in cui viene citata Saffo, e vedremo che ci interesserà anche alla fine del nostro percorso, perché questo Carasso che è menzionato da Erodoto e da altre fonti successive, fino ad epoca recente non compariva effettivamente nei frammenti di Saffo
ricostruibili sulla base dei papiri o delle citazioni dirette, mentre invece la situazione è cambiata di recente. Ecco, come anticipava Serena, Saffo diventa anche un personaggio importante nella commedia ateniese, nella seconda parte del V secolo a.C., ma soprattutto nel IV secolo a.C. Noi questo lo sappiamo perché abbiamo notizie di diverse commedie che avevano il titolo di Saffo o di Faone, questo personaggio che nella tradizione successiva, ma che non compare come vedremo mai nei frammenti di Saffo, era considerato l'oggetto di amore infelice da parte di Saffo. Quando all'inizio dell'Ottocento, prima quindi ancora che venissero scoperti i papiri, ma quando si cominciava a studiare in maniera più accanita, con maggiore acribia, la tradizione indiretta dei frammenti, ci era posto il problema di in qualche maniera asseverare la tradizione che derivava dai testi di Saffo, dalla tradizione biografica che si era accumulata su Saffo, e vari studiosi, in particolare Welker all'inizio dell'Ottocento, avevano attribuito un effetto deformante alla tradizione comica. Ecco, il punto reale è che noi non sappiamo quasi niente di come Saffo fosse rappresentata in questa tradizione comica. A parte i titoli abbiamo pochissimi versi e abbiamo poche informazioni relativamente a questo. Quindi dire che in che direzione la tradizione comica abbia deformato la figura di Saffo non è facile, ecco. Sappiamo appunto che oltre testi in cui commedie in cui Saffo dava il nome all'opera teatrale, ce n'erano altre in cui compariva anche Faone, però nell'unico testo di V secolo Faone compare come amato da Afrodite e non da Saffo. Di recente ho tentato di accrescere un po' la base testuale su cui si può ricostruire la ricreazione di Saffo in commedia, concentrandomi su un testo più antico degli altri, ma in cui Saffo effettivamente non è menzionata. È un frammento di una commedia che si colloca durante la guerra del Peloponneso, di un autore che si chiama Ferecrate. Questa commedia si chiama I Minatori, e in questa commedia c'è un personaggio che torna dall'oltretomba e fa una lunghissima descrizione del mondo beato nell'oltretomba, diciamo, descrivendola in termini molto terra-terra, cioè si parla appunto del cibo, delle donne, di altri elementi, diciamo, molto concreti. Ecco, e la cosa interessante è che questo personaggio viene interrotto in questa sua lunga tirata da un interlocutore che parla soltanto per due versi, e da questi due versi di questo interlocutore capiamo che il personaggio che parla è una donna, quindi non è un uomo, una donna che è tornata dall'oltretomba e che potrebbe tornare nel Tartaro tuffandocisi dentro. Vedete, c'è questo verbo coliumban che trovate qui, che indica proprio l'attività del tuffo acrobatico in qualche modo, no? Ecco, io mi sono posto il problema di quale possa essere il retroscena di questo testo, e in effetti esiste un personaggio che già nel V secolo veniva considerato protagonista di un tuffo estremo, ed era appunto Saffo. E l'altro problema di cui mi ero occupato è che i personaggi che tornano dal Regno dei Morti in commedia ateniese sono molto spesso dei poeti. Quindi, mettendo insieme questi due elementi, ho suggerito che effettivamente Saffo potesse comparire già in questa commedia come colei che torna dal Regno dei Morti per descrivere tutto questo. Ecco. In realtà il tema del salto di Saffo dalla famosa rupe di Leucade, guardate bene, Leucade come la conosciamo noi è un'isola che si trova nello Ionio, molto lontana da Lesbo, perché il salto mortale dovesse venire da questa rocca, effettivamente è un argomento molto discusso dagli studiosi, alcuni ritengono che in realtà ci sia stata una sovrapposizione tra una mitica roccia bianca collocata nel Regno dei Morti
da cui Leukos in greco, bianco, è il nome dell'isola Leukas, che avrebbe, come dire, ospitato successivamente questo mito. Però già Anacreonte, che è attivo tra la fine del VI secolo e l'inizio del V secolo, e che è un grande fan, imitatore di Saffo, non imitatore diciamo in senso pedissico, ma è un autore che ha molto contribuito a diffondere la tradizione poetica di Saffo in per esempio in ambito ionico ed ateniese, utilizzava questa immagine in senso metaforico. In questo caso lui parla di un tuffarsi di nuovo dalla rupe di Leucade nel mare grigio, ma questo tuffo è un tuffo che avviene non per uccidersi, ma come effetto della passione d'amore e del vino. Ecco, in questo caso Anacreonte però è chiaramente ispirato a Saffo, vedete che usa proprio il verbo coliumbao, lo stesso verbo che è utilizzato da Ferecrate nel frammento che abbiamo visto prima. La prima descrizione diciamo di Saffo tuffatrice la troviamo soltanto nel IV secolo in un'altra commedia, di nuovo una commedia di un autore che conosciamo molto meglio, che è Menandro. In questa commedia Menandro è una commedia che conosciamo in maniera molto frammentaria anche grazie a rapporti papiracei, si chiama Leucadia. La protagonista evidentemente era o una ragazza di Leucade o una ragazza che si trovava a Leucade, e il luogo è il famoso tempio di Apollo a Leucade. Saffo probabilmente non era un personaggio in questa commedia, era evocata nella storia, e questi qui sono i versi in cui si parla del salto che lei avrebbe fatto a caccia del superbo Faone. Morsa d'assilla d'amore si sia gettata dalla roccia cospicua un salto, ex voto per te. Qui i versi sono rivolti ad Apollo, che era titolare di un tempio a Leucade, signore sovrano. Ecco, ora... La metafora del tuffo come passaggio nel mondo dei morti è una metafora abbastanza diffusa nel mondo greco arcaico. Una delle immagini più belle, più enigmatiche e discusse è questa che troviamo nella cosiddetta tomba del tuffatore di Paestum, che si colloca tra il 480 e il 470. Vedete la decorazione interna di un sarcofago. Nelle pareti laterali sono delle scene di simposio, ma nella parete interna del coperchio del sarcofago trovate questa descrizione di questo fanciullo che da questa specie di trampolino fa questo tuffo, il cui significato è effettivamente oggetto di continua discussione. Ecco, quindi l'idea è che Saffo potesse essere collegata a questa diciamo immagine del tuffo nell'oltretomba. Ora in realtà facciamo un salto avanti di qualche secolo e troviamo una testimonianza molto iconografica, molto interessante. Scusate un attimo. Molto interessante. Che ci mostra come l'interpretazione escatologica, salvifica del salto di Saffo fosse effettivamente diffusa all'epoca in cui fu costruito questo edificio, che è uno dei più straordinari edifici della Roma di età Giulio-Claudia, ma possiamo dire probabilmente della Roma antica in generale, la Basilica Ipogea di Porta Maggiore. Si tratta di un edificio scavato sottoterra nel tufo, in una zona presso diciamo, una zona cimiteriale fuori dalla porta della città, e che è stata trovata per puro caso poco più di un secolo fa durante dei lavori di ammodernamento della linea Roma-Cassino, e che è divisa esattamente come le più tarde chiese cristiane, soltanto che è molto più antica delle chiese cristiane, è di epoca Giulio-Claudia, è divisa appunto in tre navate con un'abside centrale, e queste tre navate sono coperte di stucchi con un programma iconografico estremamente complesso e peraltro relativamente poco studiato. Qui vediamo alcuni di questi elementi, qui c'è forse l'arrivo di un'anima alla sede dei Beati, altri elementi ve li ho tolti perché già avevo 85 slides, quindi abbiamo tentato di eliminare, ma la cosa interessante è che nell'abside di questa basilica c'è una scena, c'è lo stesso luogo dove delle abside delle chiese cristiane, per capirci, c'è una scena che mostra per appunto il salto di Saffo dalla rupe di Leucade, con, vedete, Saffo qui,
accompagnata da Eros, sotto abbiamo un tritone con un velo aperto nel mare e di fronte c'è Apollo su una rocca che le tende la mano. Non, ecco, in questo caso chiaramente il salto di Saffo in un contesto del genere non è la disperazione del suicidio, ma è il passaggio verso una vita beata dopo la morte. E evidentemente questo doveva avere un valore religioso, filosofico importante per chi ha commissionato questo edificio di età Giulio Claudio. Ecco, qui vediamo alcuni dettagli, vedete il piccolo Morino con Saffo che ha la lira in mano e il tritone sotto, qui vedete Apollo con l'arco nella sinistra e la mano tesa dall'altro lato. Ecco, qui vedete tutta quanta l'abside, c'è un personaggio enigmatico seduto su una roccia qui che si tiene il mento con una mano su cui si discute molto. Comunque questa è la scena complessiva del, ecco, qui rivedete di nuovo Saffo con il tritone. Ecco, nella stessa epoca in cui veniva elaborata questa fantastica diciamo rappresentazione romana, in un'epoca molto vicina, veniva elaborata una delle più importanti sintesi sulla creazione di Saffo personaggio, che è l'Epistola di Saffo Faone, un testo che appartiene al corpus delle Eroi di Ovidio, ed è una lettera in cui Saffo si rivolge a Faone dopo che Faone l'ha abbandonata per partire verso la Sicilia. Lei è disperata, tenta in tutti quanti i modi di cercare le tracce di Faone e alla fine decide di, spinta dall'indicazione vaticinante di una ninfa, di provare questo salto dall'isola di Leucade. Ma questo salto nell'epistola di Saffo a Faone non è visto come diciamo, un passaggio salvifico verso una vita migliore, ma sostanzialmente come un ricatto emotivo nei confronti di Faone, una minaccia di suicidio per convincere Faone a ritornare. Il testo dell'Epistola di Saffo a Faone è estremamente ricco e complesso e, come noi poi possiamo scoprire grazie a rinvenimenti papiracei e a testimonianze di altro tipo, fa un uso abbondante ma molto tendenzioso della poesia di Saffo stesso. L'immagine che ne deriva è una grande sintesi che però stravolge alcuni degli elementi della tradizione precedente, senz'altro alcuni degli elementi che venivano attribuiti a Saffo stessa, ma probabilmente anche della tradizione parallela. La Saffo che emerge da questa epistola non ha molto a che vedere con il simbolo di salvezza che troviamo nella Basilica Ipogea. Si tratta di testi più o meno contemporanei, ma che presentano un taglio parecchio diverso. Ecco, qui vediamo un attimo alcuni versi, si tratta di un testo abbastanza lungo, quindi vi ho soltanto scelto alcuni versi, vediamo alcuni elementi. La cosa importante è che c'è stato un cambiamento: Saffo da un personaggio omosessuale diventa un personaggio eterosessuale perché si innamora di Faone. Si innamora di Faone che è bello, lei invece non è bella, lei è intelligente, diciamo questa è la, lei è intelligente ed è come dire una poetessa e alla fine e peraltro è anche molto appassionata fisicamente di Faone. Ecco, quindi vedete questi versi in cui si parla dell'avere dimenticato gli amori per le fanciulle, la bellezza di Faone e anche il fatto che questo qui è un elemento che poi diventa molto importante nella tradizione successiva, che poteva essere anche in commedia, si è ipotizzato che alcuni di questi elementi fossero già in commedia, anche se non sono attestati. Saffo come piccola e brutta, diciamo, voi avete visto che la Saffo raffigurata nei vasi di fine VI, inizio V secolo non presenta queste caratteristiche, quindi questi elementi si sono sviluppati su altre basi. Comunque lei è piccola e brutta ma è molto intelligente ed è molto appassionata fisicamente. Ecco, questa eroide ha tutta una serie di elementi molto espliciti nella descrizione dei rapporti tra Saffo e Faone. Questo può essere anche uno dei motivi che ha portato a escludere questa eroide dalla trasmissione medievale di buona parte delle eroidi. Infatti soltanto in alcuni manoscritti si trova insieme agli altri. È un testo, diciamo, anche rispetto allo stile ovidiano parecchio esplicito da questo punto di vista. Ora, in realtà questa epistola
sostanzialmente per tutti quanti i secoli che vanno dal XV secolo fino al pieno XIX secolo, diventa l'elemento fondamentale per la ricezione di Saffo. Per tantissimi motivi, la Saffo viene ricreata nel corso di questi secoli che vanno dal 400 all'800, è in primo luogo la Saffo dell'Epistola delle Eroidi. Diciamo, la Saffo tramandata testualmente gioca un ruolo piuttosto marginale da questo punto di vista. In realtà però, prima ancora di arrivare alla ricezione di Saffo rinascimentale, volevo appunto dedicare alcuni minuti, soprattutto anche in considerazione della nostra collocazione fiorentina, a una Saffo molto poco nota e molto poco studiata, cioè la Saffo di Boccaccio. Boccaccio in realtà non conosceva quasi niente di Saffo, come vedremo non aveva quasi la minima idea di che cosa fosse la poesia di Saffo e quali fossero le tradizioni su Saffo, però ha scritto due testi affascinanti, devo dire quasi commoventi, sulla ricostruzione e la ricerca di Saffo. Il primo di questi testi è un capitoletto che si trova in un'opera che Boccaccio compose tra il 1361 e il 1363, di cui conserviamo una versione autografa, cioè un'opera sulle le donne famose. In quest'opera c'è un capitolo su Saffo, di cui vediamo una rapida traduzione. Ci sono alcuni problemi in questa traduzione, ora non possiamo entrare nel dettaglio, ma la vediamo abbastanza rapidamente. Saffo fu una fanciulla dell'isola di Lesbo, della sua origine non è rimasta altra cosa ai posteri, dice però deve essere stata per forza nobile perché i risultati che ha ottenuto potevano essere soltanto di una famiglia nobile. Questo ha a che fare, diciamo, anche un po' con una visione idealizzante dell'aristocrazia che c'è in buona parte dell'opera di Boccaccio. Non sappiamo in quale tempo vivesse, ma in realtà Boccaccio qualche idea ce l'aveva su questo, poi magari ci possiamo ritornare dopo, ma pur essendo nobile, giovane e bella, si è dedicata a questi studi letterari, è salita a più alto studio per lo scosceso Parnaso con felice ardimento, giunse alla cima non rifiutandola alle muse. In realtà qui c'è un problema di traduzione, in realtà vuol dire che si unì alle muse salita sul Parnaso, quindi in miscuit musis, dice il testo di Boccaccio. È cercato il bosco dell'alloro, arrivò al tempio di Apollo, è bagnata nella fontana dei poeti, prese la cetra mentre facevano la danza le sacre ninfe. E qui appunto lei comincia a comporre queste poesie che l'hanno resa più celebre di tanti altri uomini, però alla fine viene presa d'affetto per un giovane che però non la ricambia e ne soffre di questo, ma Boccaccio ne conclude che di questo sono da biasimare le muse, le quali poterono aiutare Anfione a costruire le mura di Tebe, ma non poterono aiutare a Saffo ad ottenere l'amore nei confronti di Faone. Da dove trae tutte queste informazioni Boccaccio? Tutti gli studiosi, senza praticamente eccezione, tranne qualche rara nota cauta che è espressa in maniera assolutamente marginale, sono convinti che Boccaccio conosca Saffo grazie all'Epistola delle Eroidi. In realtà questo è, come vedremo, impossibile. Ma non è questo l'unico testo di cui Boccaccio si occupa di Saffo. C'è un altro testo affascinante che è la 12ª ecloga del Bucolicum Carmen, che è tutta quanta dedicata alla ricerca di Saffo. In questo poema Boccaccio parla con il suo alter ego Aristeo e dialoga con la musa Calliope. Lui sta andando verso il Parnaso, incontra la musa Calliope e all'inizio la scambia per Saffo. Lui sta cercando Saffo, sta salendo sul Parnaso per cercare Saffo, quindi è qualcuno che conosce la Saffo dei Mulieribus Claris, che vive sul Parnaso, e la sta andando a cercare. Calliope gli dice: ma tu non sei degno di incontrarla. E c'è questa discussione su cosa sia Saffo, chi sia Saffo. Ecco, dice: la nobile Saffo, figlia del dio Pan, sta sulla cima del Nisa e siede sull'orlo
simbolo della fonte Gorgonia, cioè la fonte Ippocrene che è sul Parnaso. I suoi occhi di stelle, il suo volto sereno, a pochi bovari fu dato finora vederli. Serti di lauro la coprono e un velo sulla splendida fronte. Intorno a lei, pronte ai suoi ordini, stiamo noi tutte, cioè le muse e le sorelle Pieridi. Per lei canta il glorioso Apollo. Cioè, ma perché Saffo abita le montagne e rifiuta la città? Perché così bella si copre il volto e non vuole essere vista? Lei, mentre veglia, pensa tra sé alla gloria dei boschi e, stando immobile, visita i foschi giardini di Plutarco, vuol dire l'oltretomba. Percepisce i pianti e le stride della selva oscura, oppure osserva gli abissi del Pelago e i boschi sommersi. Guida i cori delle forcigli e delle napee, sono le ninfe del mare e dei boschi, molto spesso. O sale sui colli Elisi e guarda i prati in rigoglio, i fiori leggiadri, le fronde verdeggianti, gli uccelli canori e le stelle del cielo sereno. E tutto ciò che vede ella raccoglie nel suo plettro sublime, e raccolto lo fissa nella custodia del verde libro. Tu credi che il volgo stolido, la folla ciarliera che tosa gli auriti e asini le consentirebbero questo? No, davvero, col chiasso che fa, eccetera, eccetera. C'è tutto quanto questo discorso su perché viva isolata. E Saffo è definita appunto la castissima Saffo che si è rifugiata in alto nella sua grotta e con l'auro si è coperta il suo santo volto. Questa Saffo, come vedete, non ha nulla a che vedere con la Saffo dell'eroide di Ovidio che abbiamo visto precedentemente. È una idealizzazione della poesia antica perduta a cui Boccaccio anela, e in realtà le fonti più immediate sono di certo non è l'epistola di Saffo. Nell'epistola di Saffo, avete visto, Saffo è tutt'altro che castissima, ed è un personaggio che viene raffigurato in termini che Boccaccio non avrebbe potuto approvare, avrebbe potuto fare propri in maniera satirica, ma non approvare. E soprattutto c'è un problema fondamentale: l'epistola di Saffofone in Italia non circola prima del 1420. Ce n'è un manoscritto in Germania del 200 che però non ha avuto discendenza, e se noi potessimo dire che Boccaccio dipende dall'epistola di Saffo, sarebbe interessante perché mostrerebbe che circolava già negli anni 60 del 300, ma non c'è motivo di crederlo, perché vedete c'è una incompatibilità tra la figura di Saffo nell'epistola dell'Eroidi e la figura di Saffo. Che cosa conosceva Boccaccio di Saffo? Conosceva pochissimo, la maggior parte delle cose che ha scritto sono inventate lui, secondo me, però l'elemento di partenza è un brevissimo epigramma di Ausonio che lui conosceva, perché aveva una copia di Ausonio che conteneva questo epigramma che ancora consultava Poliziano nel 400, che non ci è arrivata questa copia di Boccaccio, un epigramma di due versi in cui dice che Saffo è stata aggiunta come sorella alle Saffo di Lesbo, è stata aggiunta come sorella alle muse di Pieria. Cioè è stata, vedete, il tema di Saffo che si unisce alle muse, lo trovava qui. E dopodiché c'è un pentametro che era scritto in greco, non sappiamo in che forma nel manoscritto di Boccaccio poteva essere scritto, comunque il testo che abbiamo noi dice: io sono la nona dei lirici, ma la decima delle aonidi. All'interno del canone dei lirici greci Saffo era una dei nove, le muse erano già nove, con le muse e lei arrivavano a 10. Un altro testo che conosceva su Saffo Boccaccio è Marziale 10:35, un epigramma su un personaggio, una Sulpicia, non la Sulpicia di cui si parlerà più tardi in questo ciclo di conferenze, ma una Sulpicia tarda, una Sulpicia casta, a differenza della Sulpicia, diciamo, invece di età Giulio Claudia, che non era casta, diciamo così. E di questa Sulpicia si dice che, avendola avuta come condiscepola o come maestra, qui scusate la punteggiatura sbagliata, tu, Saffo, saresti stata più dotta e pudica, ma con te, essendo vista insieme, il duro Faone avrebbe amato Sulpicia. Cioè, quello che vuol dire è che Sulpicia è più bella, è più dotta, è più pudica di Saffo. Però evidentemente Boccaccio ne ha dedotto che anche Saffo doveva essere bella, dotta e pudica, e che Sulpicia lo era di più. Questo testo qui noi lo abbiamo effettivamente nell'autografo di Boccaccio, questo qui è l'Ambrosiano C67 con il testo di Marziale 10, e a fianco Boccaccio ha scritto di sua mano Saffo per evidenziare, diciamo, il fatto che fosse rilevante per la storia di Saffo. Dopodiché dall'inizio dagli anni 20 del 400 invece viene scoperta, arriva in circolazione l'epistola, l'eroide di Saffo. Questo eroide di Saffo viene copiato
vendiate in centinaia di copie, circola moltissimo, diventa un testo molto studiato, e infatti le prime monografie su Saffo moderne sono i commenti umanistici alla Eroide di Saffo. Viene volgarizzata questa Eroide. Qui quello che vediamo è l'illustrazione di un testo, di una volgarizzazione francese dell'inizio, fine 400, inizio 500, della Eroide di Saffo, in cui Saffo viene presentata come una nobildonna benefattrice che però ha una storia con un uomo sposato che poi alla fine scappa e lei si suicida. Vedete, è molto diversa è interessante. Questo qui è una Saffo 1505-1510. È interessante che negli stessi anni Raffaello ci poneva una Saffo molto diversa da questa francese, e qui è la stanza della segnatura, è il Parnaso di Raffaello in Vaticano, è una delle poche donne nel Parnaso di Raffaello che vedete ha in mano questo rotolo con scritto Saffo, che si ritiene possa essere una copia appunto dell'Epistola Ovidiana, cioè la sua firma Saffo che è evocata proprio all'inizio dell'Epistola Ovidiana. Ecco, negli anni successivi invece si comincia a scoprire la Saffo testuale, il testo di Saffo comincia a essere studiato, scoperto negli anni successivi, e le prime raccolte che noi troviamo sono questa del 1560, l'edizione dei Lirici Greci di Henri Etienne, e nel 1568 l'edizione di Fulvio Orsini dei Carmina Novem Illustrium Feminarum. Fulvio Orsini fa una raccolta dei lirici, però lui evidenzia soprattutto le donne, e Saffo ovviamente occupa una funzione importante. All'inizio del Cinquecento vengono pubblicati i due testi che trasmettono i due frammenti meglio noti di Saffo, cioè l'Ode ad Afrodite e il frammento 31, la cosiddetta Ode della Gelosia. Uno è tramandato nel De Composizione Verborum di Dionigio di Carnasso e viene pubblicato già all'inizio del Cinquecento, l'altro viene pubblicato qualche decennio più tardi ed è tramandato dall'Anonimo del Sublime. Questi qui sono i due testi, gli unici due frammenti sostanziali di Saffo che si uniscono alla storia dell'Epistola per creare, diciamo, la ricezione di Saffo durante il 500, il 600, il 700 e l'800. Di questo non abbiamo tempo di parlare molto, però possiamo dire che in questa ricezione molto, diciamo, varia, abbiamo un'oscillazione, cioè la maggior parte delle riprese rimuovevano del tutto l'aspetto omosessuale nella ricezione di Saffo. Questo dipende anche dal fatto che l'epistola di Saffo a Faone la considera una storia del passato, mentre invece l'amore folle di Saffo è un amore eterosessuale. E quindi molte delle creazioni di Saffo successive sono le creazioni di una Saffo eterosessuale. Esiste però la consapevolezza di una tradizione omosessuale che rimane sempre e che a volte viene sviluppata in maniera un po' più eterodossa da alcuni autori. Ma per fare un esempio, proprio negli stessi anni, 1820-1821, Leopardi scrive l'ultimo canto di Saffo, che tutti quanti conoscono, e nell'ultimo canto di Saffo, Saffo è la Saffo dell'epistola a Faone ed è presa da folle amore per Faone. Però contemporaneamente, nello Zibaldone, Leopardi è ben consapevole che Saffo esprimesse un amore omosessuale, e Leopardi lo riprova questo, dice: questo qui sì, possiamo in qualche maniera scusarlo negli esuberanti antichi, però diciamo per noi è qualcosa di sgradevole e che possiamo così, è antinaturale, un eccesso di libidine snaturante. Ora, a partire dall'inizio, già in realtà alla fine del Settecento, ma all'inizio dell'Ottocento, si comincia a studiare in maniera più decisa il testo di Saffo che viene tramandato dalla tradizione indiretta. E di qui si riscopre, diciamo, elementi importanti anche da questo punto di vista. L'Ode ad Afrodite, come abbiamo detto, è nota dall'inizio del Cinquecento, ma fino a 1835 non c'era assolutamente nessun modo di
ritenere che l'ode fosse rivolta a una passione per una donna. Questo non c'era perché il testo stesso greco non permetteva questa ricostruzione. Il testo che serviva in qualche modo a giustificare una Saffo omosessuale era il frammento 31, la gelosia e altre testimonianze, ma non l'ode ad Afrodite. In realtà è soltanto nel 1835 che il filologo tedesco Theodor Berg ricostruisce, vedete qui segnato in rosso, il participio femminile in questa strofetta. Nella traduzione italiana il femminile ce l'ho dovuto aggiungere io, perché se lei ora fugge inseguirà presto, se non prende doni anzi li farà, se in vero non ama presto amerà pur non volendo, perché in italiano noi non dobbiamo esprimere il soggetto, in greco il soggetto va espresso, ma mancava una sillaba alla fine di questo verso, e Teloisa e Berg ce l'ha aggiunto per congettura. Naturalmente ci sono state enormi polemiche all'epoca per questa decisione, che non fu accolta molto bene da molti filologi, ma in realtà noi ora sappiamo che uno dei due testimoni manoscritti principali della decomposizione verborum di Dionigi Alicarnasso, cioè il Laurenziano 59-15 qui a Firenze per l'appunto, un codice del X secolo, l'altro unico altro testimone è a Parigi e lì manca una sillaba, questo ci conserva il femminile, vedete, etelusa. C'ha questo femminile, però questo Berg non lo sapeva perché il codice non era ancora stato collazionato all'epoca, è stato collazionato dopo da Piccolomini e quindi noi ora consideriamo questa una lezione tradita, anche se non tutti l'accettano, anche se è tradita, diversi studiosi correggono in accusativo questo femminile, ora però non rientriamo in questo. A un certo punto, 1880, arrivano i papiri, scusate se io accelero un pochino perché stiamo già superando, quasi per superare l'ora. Arrivano i papiri, se guardiamo la LDAB, cioè il database dei libri antichi dell'Università di Lovanio, troviamo ora elencati 35 papiri di Saffo. Questi 35 papiri non sono tutte quante copie di libri di Saffo, includono sia copie dei libri di Saffo, sia commenti ad opere di Saffo, sia citazioni di Saffo in altri papiri. E questi papiri vanno dal III secolo a.C. al VII secolo d.C. In realtà il primo papiro ad essere pubblicato nel 1880 è anche l'ultimo in ordine cronologico. È un papiro che si trova a Berlino, un piccolo frammento di pergamena, il papiro di Berlino Inventario 5006, che è datato al VII secolo. Stiamo parlando di un periodo che è molto vicino all'invasione araba dell'Egitto. No? L'invasione araba del Vicino Oriente, diciamo, della zona dell'Egitto, della Siria, ha avuto un ruolo importante per la conservazione di una parte, la conservazione tramite la traduzione di una parte del patrimonio culturale greco, ma di certo Saffo non era interessante per la cultura araba dell'epoca, o almeno non abbiamo nessun motivo di ritenere che lo fosse. Fino a quell'epoca però Saffo continuava a essere copiata in Egitto. Ecco, qui vedete il testo del frammento 4 in questa pergamena berlinese, si tratta di strofi dal primo libro, questo frammento non è attestato da altri testimoni, quello che vedete, la pergamena è molto sottile, dall'altro lato si vede quello che è scritto sull'altro lato della pergamena, cioè su questo lato qui, che è il frammento 3, in questo caso si tratta, quindi in questo caso non è un rotolo ma è un libro, un codice, e qui abbiamo una sovrapposizione con un altro testo che è stato pubblicato parecchio tempo dopo, si trova ora a Graz, in questo caso un rotolo, ci conserva un pezzetto dello stesso frammento. Comunque 1880 compare il primo ritrovamento dall'Egitto di Saffo. Sulla base di questi elementi e sulle alcune citazioni antiche che noi avevamo, possiamo capire che oltre a questa ricostruzione di Saffo come icona culturale su cui ci siamo soffermati fino ad ora, esisteva una tradizione del testo di Saffo, quella che noi possiamo definire la edizione standard di Saffo, cioè noi possiamo vedere che dalla tarda età ellenistica per tutta l'età imperiale
le copie di Sappho che circolavano erano tutte quante copie di una stessa edizione, non esistevano edizioni, diciamo così, che variavano di luogo in luogo, esisteva un'edizione standard che probabilmente risale al lavoro dei filologi alessandrini del secondo secolo avanti Cristo, in particolare probabilmente Aristofane di Bisanzio ed Aristarco. Dalle informazioni che abbiamo riusciamo a capire che questa edizione circolava probabilmente in 9 libri. Questi 9 libri erano, noi li conosciamo in misura diversa, i primi libri li conosciamo un pochino meglio, possiamo avere un'idea un po' abbastanza chiara del contenuto dal primo al quarto libro, gli ultimi libri li conosciamo molto di meno. Possiamo capire che quindi c'era una quantità di componimenti non insignificante, dovete contare che il primo libro, noi sappiamo quanti versi aveva, 1320 versi, no? Moltiplicate per 9, non dovevano essere tutti lunghi così, ma non erano pochi i versi di Sappho che circolavano nell'antichità. Uno dei problemi che ci porremmo è come facevano ad avere raccolto questi versi, diciamo, che dovevano essere di poesia d'occasione, tanti secoli dopo, che trasmissione hanno avuto? Questa è una domanda a cui non siamo in grado di rispondere in realtà, però che dobbiamo porci. Possiamo capire che l'edizione standard era articolata sulla base di criteri formali. Il primo libro conteneva tutte quante delle odi che erano nelle cosiddette strofi saffiche e gli altri libri erano sistemati per metro. Possiamo anche capire che c'era una razza dietro a questa, cioè il primo libro comportava componimenti che erano soprattutto in endecasillabi, cioè versi di 11 sillabe, mentre invece nei versi successivi ogni libro aumentava il numero del verso, di sillabe per verso, diciamo questo era un po' il sistema che almeno fino al quarto libro funzionava. Dal quarto libro o dal quinto libro in poi c'era una eterometria, c'erano componimenti di metri diversi, però su quelli conosciamo molto di meno. Qui noi possiamo vedere una cosa interessante, una copia del primo libro di Sappho con la sottoscrizione, vedete c'è scritto la fine del testo, Melon dei canti, alfa, primo, e poi l'indicazione dei versi, 1320 versi. Un problema di questo papiro, su cui non ci soffermiamo in questo momento, che manca il nome di Sappho nel titolo, noi ci aspetteremmo che ci sia, ma manca il nome di Sappho, c'è scritto soltanto dei canti, il primo libro. Qui invece abbiamo la sottoscrizione del secondo libro di Sappho, l'abbiamo in un altro papiro del Sirinco 2076, il secondo libro era in componimenti di 14 sillabe, quindi non la strofe saffica che erano 11 più l'adonio finale, qui 14 sillabe, e qui abbiamo, vedete, di Sappho, vedete qui il nome dell'autore c'è, secondo, più qualcosa scritto sotto che non si capisce veramente molto bene che cosa sia. Qui invece abbiamo quello che probabilmente è del quarto libro. Non abbiamo informazioni molto sicure sul quarto libro, ma abbiamo un papiro che ci conserva i componimenti tutti nello stesso metro, probabilmente ho scritto 16 sillabe, è un errore dello slide, i versi erano di 16 sillabe, quindi era più ampio, forse distici. Qui abbiamo anche una sottoscrizione, però ci manca il numero del libro, quindi non lo sappiamo, ma probabilmente era il quarto libro. Ecco, allora uno dei problemi è tra il VI secolo e il II secolo, come sono stati trasmessi tutti questi componimenti? Questi erano componimenti dedicati a una performance cantata, erano componimenti d'occasione, come si è passati da questo tipo di trasmissione alla trasmissione in forma di libro? Questo è uno degli interrogativi chiave della storia della tradizione degli lirici greci, a cui in realtà non siamo in grado di rispondere in nessun modo sicuro. Nel 2004, quando appunto Serena prima parlava della New Sappho, è stato pubblicato un papiro molto interessante, che è un papiro che è anteriore rispetto all'edizione alessandrina, è un papiro della prima metà del III secolo a.C., quindi anteriore rispetto all'edizione standard. Questo papiro conserva due odi che sono nello stesso metro di quelle che sono nel quarto libro. Abbiamo visto prima il quarto libro, questo qui le conserva due odi, quindi l'ordine è lo stesso, sono messe insieme odi nello stesso metro, però non è l'ordine che noi troviamo anche nell'edizione standard, perché una di queste due odi ce l'abbiamo anche nell'edizione standard,
ma è preceduta e seguita da componimenti diversi, quindi l'ordine è diverso, però c'è un criterio simile, mettere insieme componimenti nello stesso verso. In più c'è un'altra cosa che ci mostra che questa probabilmente non era un'edizione di Saffo, ma un'antologia, scusate, sto un po' sforando ora, accelero, perché le due odi di Saffo sono seguite da un componimento più tardo, probabilmente di età ellenistica, scritto da una mano diversa, sempre lirico, forse sempre ispirato a Saffo. Ecco, qui potete vedere una fotografia di questo papiro con questa scrittura molto squadrata, di tipo epigrafico, si vede chiaramente negli... vediamo se si può anche ingrandire, sì, forse si può anche ingrandire un pochino, vedete questi epsilon molto squadrati, però i sigma, vedete, sono già tondi, e poi questo testo aggiunto qui con una scrittura leggermente un po' diversa, che è un poema lirico di epoca ellenistica. Ecco, vediamo un attimo se possiamo... No, ho fatto qualcosa. Vediamo. Allora, dovrei... No, ritorniamo qui. Vediamo se a questo punto... Perfetto, abbiamo... Allora, quindi vediamo che alcuni criteri, per esempio quella della omometria, poteva essere anteriore rispetto all'edizione alessandrina. Di questi due componimenti, uno era già parzialmente noto, però abbiamo dei grossi problemi perché prima si pensava che fosse più lungo, ora si pensa che forse era più corto, o forse esistevano due versioni, si discute un po' su questo. L'altro componimento è del tutto nuovo. Sembra che ci sia anche un legame tematico tra questi componimenti. Si è pensato che il papiro che vi ho appena mostrato fosse destinato a un'esecuzione durante un simposio e ci può dare uno spiraglio sulle fasi anteriori della trasmissione. Ci sono alcuni elementi in comune tra questi componimenti, si parla di morte, di immortalità, di vecchiaia. Ecco, qui guardiamo il testo del tutto nuovo che emerge, perché è interessante? Perché da quel poco che emerge, vedete, manca tutta la parte sinistra del verso, quindi è frammentario. Si capisce che Saffo parla del suo canto e sta facendo una contrapposizione tra la sua situazione quando sarà sotto la terra e la situazione ora che sono sulla terra, e si descrive con la cetra in mano. E parla del geras, del privilegio che le si conviene. In realtà si è discusso molto su come interpretare questi versi, ma una possibile interpretazione che trovo molto attraente è che Saffo parli del fatto che anche dopo morta lei continuerà ad avere un privilegio in quanto poetessa, cioè che la sua, il suo status stesso di poetessa le garantisce una vita diversa nell'oltretomba, che è quello che noi troviamo anche riflesso nella commedia di Ferecrate e Minatori, se ho ragione io a ipotizzare che Saffo fosse un personaggio in questa commedia, e soprattutto nell'ipogeo, nella basilica ipogea Giulio Claudia. Questo elemento potrebbe essere riflesso in una brillante ode di Orazio, il secondo libro, in cui Orazio dice che lui ci aveva quasi rimesso la pelle perché era stato quasi colpito da un albero e che avrebbe quasi quasi visto il Regno dei Morti. E nel Regno dei Morti chi avrebbe visto? La sede dei Beati, ma nella sede dei Beati avrebbe visto Saffo che si lamentava delle fanciulle del suo popolo, Puellis de Popularibus, e Alceo, che viene apostrofato. Entrambi, sia Saffo che Alceo, le ombre li ammirano mentre parlano di cose che sono degne di un sacro silenzio. Ecco, quindi Orazio immagina Saffo e Alceo che continuano a fare poesia nell'oltretomba e che sono oggetto di ammirazione. Vedete, da qui si è integrato in questo verso qui questo taumazzo ien, che è il verbo taumazzo che vuol dire ammirare, che è lo stesso che è il mirantur di Orazio. Ecco, Saffo, in un frammento che è tramandato dalla tradizione indiretta, fa una distinzione tra una donna che è priva dell'esperienza delle rose di Pieria e che anche nell'oltretomba vagherà come un'ombra vagante svolazzando tra i ciechi defunti. E naturalmente l'implicazione è che lei, che non è priva delle rose di Pieria, nell'oltretomba invece avrà
un destino diverso, diciamo. Quindi tutto questo ci lascia supporre che anche nel testo di Saffo ci fosse una idea di immortalità che non fosse soltanto l'immortalità dei versi che sopravvivono, ma anche della poetessa che nel regno dei morti avrà un destino diverso rispetto ad altri. Ecco, qui ora mi sto avviando verso la fine, vi chiedo scusa se ho parlato tanto. L'ultimo papiro è stato pubblicato soltanto pochi anni fa, nel 2014, un importante gruppo di frammenti da un rotolo papiraceo con resti di nuovo del primo libro. Noi abbiamo visto la sottoscrizione del primo libro nel papiro di Ossilinco 1231. Questo è un papiro parecchio problematico. Allora, ci sono un gruppo di frammenti che erano nella Green Collection negli Stati Uniti. Vedete, sono i resti di 5 diverse colonne, probabilmente consecutive, con resti di frammenti del primo libro, in buona parte sovrapponibili a frammenti che già conoscevamo da altri papiri. Quindi, mettendo tutto quanto insieme, si è aumentata molto la nostra conoscenza del primo libro di Saffo. Accanto a questo, dallo stesso papiro, è emerso un frammento meglio conservato, che conserva 28 versi, i primi del tutto integri, gli ultimi un po' meno, con due poemi che invece prima non conoscevamo per nulla. Questi qui sono i 20 versi finali di un poema e i primi versi di un poema nuovo. Ora, ci sono grossi problemi molto seri per quanto riguarda la provenienza di questo papiro. Come molti di voi sapranno, nel 1970 l'UNESCO ha redatto una convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e questo naturalmente include anche la circolazione e l'acquisizione di papiri. Questo implica che dopo questa data nessun papiro la cui provenienza non sia documentata prima del 1970, questa è una convenzione che l'Italia ha sottoscritto insieme a più di altri 100 paesi, l'Italia non c'entra in questa vicenda perché non, il papiro non si trova in Italia, però tanti altri paesi, 132 paesi, hanno sottoscritto questa convenzione. Quindi, quando un papiro viene acquisito, bisogna, perché sia acquisito legalmente, bisogna dimostrare che era stato esportato prima del 1970. Quando questo papiro è stato pubblicato, Dal Cobbing, uno degli editori, nel 2015 ha raccontato la storia di questo papiro. Questo papiro era stato messo in vendita all'asta da Christie's nel 2011 sulla base di un lotto di papiri deaccessionato dalla University of Mississippi, che l'aveva ottenuto in dono nel 1954 da un accademico inglese. No, la University of Mississippi non sapeva cosa farsene di questi papiri, li aveva messi all'asta, i papiri non erano stati esaminati e si è visto poi che all'interno di questo lotto di papiri c'erano anche i papiri di cui ci stiamo occupando noi ora. Questa versione naturalmente avrebbe reso legittimo questo papiro perché è esportato legalmente prima del 1970, però si è potuto vedere sulla base di studi successivi che questa versione è con ogni probabilità falsa e che il papiro era stato comprato sul mercato antiquario e che c'è stata una grande messa in scena sostanzialmente per tentare di dimostrare che fosse stato acquisito legalmente. Questo crea grossi problemi di immagine in generale alla disciplina, diciamo. Quello che noi sappiamo è che il papiro di collezione americana, i pezzetti più piccoli della Green Collection, è stato restituito all'Egitto, si dice, alcuni dicono che in realtà no, è fermo a Londra in un cavò e deve essere restituito. L'Egitto non ha mostrato grande entusiasmo l'idea di riaverlo indietro fino ad ora che io sappia. La destinazione che si è menzionata è il museo copto del Cairo, che potete ben immaginare ha ben poco a che fare con Saffo, però di fatto l'Egitto è il legittimo proprietario di questo papiro se questo papiro è stato esportato illegalmente. L'altro testo, quello più grande, in realtà è di un proprietario privato ignoto e non abbiamo la minima idea dove sia, anche perché l'editore nel frattempo è stato inquisito e anche, diciamo, per un certo periodo arrestato per altri problemi relativi al traffico di papiri. Quindi c'è un problema molto serio. Però al di là di questo problema il testo è effettivamente interessante. Mettendo insieme le 5 colonne della Green Collection e altri papiri, soprattutto il 1231, possiamo ricostruire un'importante porzione del primo libro di Saffo.
ci sono sovrapposizioni con altri papiri, tra cui anche un papiro che si trova qui a Firenze, che vi mostro appunto perché si trova qui a Firenze, e ci conserva un pezzetto che è quello dell'Ode 17, quello in cui si parla del Tempio di Messon con cui abbiamo iniziato tutto quanto il nostro percorso. Quindi questo conserva la metà sinistra della colonna, il papiro della Green Collection ci conserva altri pezzetti. Quindi noi possiamo ricostruire un bel pezzo di componimenti e possiamo capire una cosa importante: all'interno del primo libro i componimenti di Saffo nell'edizione standard erano organizzati in ordine alfabetico, e questo pezzo qui conserva i componimenti che cominciavano per le lettere Omicron e P. Questi componimenti erano 9, o come sto argomentando forse anche 11, su di un totale di 66. Se noi pensiamo che il componimento medio nel primo libro era di 20 versi, 1320, 66 componimenti. Quindi noi abbiamo a che fare con 9, 11 componimenti su un totale di 66. I due componimenti del tutto nuovi sono un dialogo in famiglia, quello che è noto come il poema dei fratelli, e l'inizio molto, molto frammentario di una preghiera dell'Afrodite, in cui io ho argomentato che Saffo utilizza una metafora che poi diventerà a noi nota tramite Catullo, cioè l'esame la metafora del supplizio con i chiodi, diciamo, della crocifissione d'amore, diciamo, per capirci. Vedete, io ho integrato qui questo passalo, isi, vuol dire con i chiodi. Questa integrazione non è stata accolta da molti, ma credo che sia l'unica possibile, devo essere sincero. Questo è un componimento molto frammentario, molto più meglio conservato invece è il primo dei due componimenti, il cosiddetto poema dei fratelli, un dialogo in famiglia in cui si evocano alcune vicende dei fratelli, soprattutto di questi, cioè il giovane Larico, che conoscevamo da altre fonti, che deve alzare la testa e diventare uomo, dice Saffo, e poi si parla del ritorno di Carasso. Dice: ma tu, lei si rivolge a un personaggio non identificato, forse la madre, dice: ma tu blateri sempre che Carasso arrivi con la nave piena, questo lo sa Zeus, credo, e tutti gli dei, tu non ci pensare, e devi invece mandare me, incitarmi a supplicare molto Era Regina, la Era del Tempio di Messon che abbiamo visto prima, perché torni qui e la nave porti salva Carasso e noi trovi tutti intatti. Ecco, qui noi troviamo la prima citazione testuale di Saffo che ci conferma quello che ci diceva Erodoto, cioè il fratello che deve tornare dall'Egitto, Erodoto 2:134. Con questo possiamo congiungere di nuovo la Saffo vecchia e la Saffo nuova in attesa di altri frammenti di immortalità. Questo è alla Laurenziana, credo. Non è al Vitello. Un attimo solo, guardiamo. Alla Laurenziana, infatti immaginavo. Tu hai detto l'archeologico, invece no, è alla Laurenziana. È questo qui? No, si può rifare partire la presentazione? Non è l'unico frammento, sì. Non è l'unico frammento fiorentino, non vi ho parlato di vari altri frammenti fiorentini, diciamo, che conservano testi di Saffo. Vediamo un attimo. Tra cui anche il famoso Ostracon, che conserva un componimento sempre del primo libro, ma di decifrazione molto difficile, quindi non mi è sembrato il caso di dedicare tempo a un testo così complicato in una carrellata come quella che abbiamo fatto ora. Comunque sì, il papiro, lo vediamo qui. Alcuni no, alcuni sono del Vitelli.
c'è un papiro con il commento a Saffo 31 del Vitelli, direi, no? Questo è il... Ecco, il... Allora, il testo fiorentino che vi ho mostrato era questo qui, un attimo solo, ora ci siamo. Eccolo qua, sì, eccolo qui. Sì. Devo essere sincero, non me lo ricordo esattamente, però penso che sia la Laurenziana. Sì. Soltanto il commento, sì, sì, sì. Sì, quello è un commento a Saffo 31, la famosa Ode della gelosia, ed è un testo importante perché ha permesso di colmare una lacuna che era stata per tanto tempo colmata erroneamente prima della pubblicazione del frammento. Quindi, non... Ah, sì. Visto che nei testi antichi Saffo viene, come dire, interagisce molto con Alceo, di cui sono molto famosi gli inni al vino, no? Ma Saffo gradiva anche bere, allora, non so, è solo sì. Una curiosità. No, è una domanda assolutamente... Allora, i rapporti tra Saffo e Alceo sono un capitolo interessante. Nel senso che noi abbiamo una tradizione successiva che li colloca in dialogo, effettivamente, e abbiamo dei poemi che si collocano nello stesso, a quanto pare, nello stesso contesto rituale, cioè il santuario di Messon, su cui effettivamente abbiamo un alto grado di probabilità dell'identificazione, non una sicurezza. Ecco. Per quanto riguarda i contesti performativi, ecco, nel caso del CEO il contesto più caratteristico è quello del simposio, quello in cui il gruppo di compagni si riunisce insieme per bere. Questo tipo di interazione socioculturale, in buona parte della Grecia è una prerogativa maschile. Tentare di capire in che senso Saffo possa essere un parallelo di Alceo, ci crea un problema interpretativo. E per cui sono state trovate varie soluzioni. Prima soluzione, a Lesbo la cultura del simposio non era esclusivamente maschile, ma era anche femminile. E si è sviluppato una spiegazione che rende paralleli in qualche modo il mondo dell'eteria maschile del simposio e quella del cosiddetto tiaso femminile di Saffo. Il tiaso è un termine che non ricorre mai effettivamente nella letteratura antica collegato a Saffo, è un termine che troviamo utilizzato per altri contesti in testi greci, che può essere utilizzato dai filologi moderni per applicarlo a Saffo. Quindi questa è una possibile spiegazione. L'altra spiegazione che è stata seguita da molti studiosi ed è tuttora abbastanza popolare, non così popolare come l'alternativa, ma ha i suoi sostenitori, è che Saffo partecipava ai contesti simposiali in quanto etera, cioè in quanto sostanzialmente prostituta, che quindi Saffo non parteciperebbe in quanto membro dell'elite a queste riunioni, ma in quanto colta intrattenitrice e suonatrice. Tutto questo deriva dal fatto che nella tradizione successiva la Saffo, lasciva, occupa un ruolo importante, ma questa Saffo lasciva è in buona parte anche da prendere molto con le pinze, perché fa parte di una ricreazione successiva. Quindi quando io vi dicevo che noi non sappiamo niente della Lesbo arcaica,
è vero, noi veramente non sappiamo niente, abbiamo i testi di Saffo e tentiamo in qualche maniera di inventarci uno scenario che ci possa in qualche maniera dare una collocazione soddisfacente per questi testi. Per quanto riguarda la menzione del bere e il vino, cioè, ci sono menzioni diciamo, che sembrerebbero simposiali in Saffo. Ad esempio nel famoso Ostracon fiorentino, no? Nel famoso Ostracon fiorentino si parla di versare il vino, no? Però il verbo che si usa è il verbo oinocoeo, che vuol dire io verso il vino, però l'oggetto di questo versare il vino in realtà è l'ambrosia, cioè è un nettare di vino che in questo testo, che si ricostruisce molto male perché è una copia effettivamente difficile da leggere e piena di errori, sembrerebbe che si inviti Afrodite a versare questo liquido. Ora, di cosa si tratta? È la trasfigurazione di un vero e proprio simposio? È la trasfigurazione di un rito sacro? È un'immagine metaforica? Tutte queste ipotesi sono state avanzate e sostenute in misura diversa. Ecco, dopodiché i testi di Saffo sono stati utilizzati molto presto come testi simposiali. Questo noi lo possiamo vedere e lo possiamo anche in parte dedurre dalla presenza di Saffo, nell'iconografia di Saffo, su vasi che servivano ai simposi. Cioè questi vasi, alcuni di questi vasi ateniesi che vi ho mostrato erano vasi che servivano a contenere il vino durante i simposi. In più abbiamo delle informazioni più tarde, ad esempio l'informazione è molto tarda ma è famosa perché è stata utilizzata poi anche successivamente da Pascoli nel suo componimento solo, no? Ci ha riportato da un autore dell'età imperiale, Eliano, secondo cui appunto Solone, avendo ascoltato l'esecuzione a simposio di un componimento di Saffo ad opera di un suo nipote, ora non ricordo esattamente il dettaglio, avrebbe detto che appunto a quel punto poteva anche morire, diciamo, da questo ha sviluppato una magnifica poesia Pascoli, in cui ha elaborato varie sue visioni di Saffo. Ecco, ora ovviamente la testimonianza di Eliano è molto più tarda, però verosimilmente risale indietro nel tempo, e si immaginava che Saffo quindi venisse eseguita a simposio. Ecco, scusate se mi sono dilungato, normalmente quando sono domande a cui non c'è una risposta semplice, come mi dispiace. Potrebbe far pensare che Saffo era un'antica geisha. Beh, in realtà è stata in qualche modo raffigurata così in parte della bibliografia moderna. L'idea è che l'unica figura femminile indipendente che potesse in qualche maniera esprimersi in questi contesti culturali arcaici non poteva essere una donna, diciamo così, di famiglia, ma doveva essere l'equivalente di quello che noi in altre culture immaginiamo come una geisha. Ma anche su questo c'è molta ricostruzione sulla base di quello che noi ci aspettiamo possa funzionare o no in un contesto di cui, come vi dicevo all'inizio, purtroppo non sappiamo niente. Cioè noi della Lesbo arcaica possiamo ricostruire dei modelli analogici sulla base di società che conosciamo meglio, o possiamo costruire dei modelli basati su testimonianze molto più tarde. Quindi tradire bene nella Lesbo arcaica era possibile un'espressione culturale femminile, diciamo, anche per membri dell'elite, no? Cosa che per esempio ad Atene sarebbe stata impossibile. Questo è possibile, possiamo dire che questo è un modello, oppure possiamo dire che il modello deve essere quella della etera. Ecco. Alcuni componimenti, sembra difficile, il componimento, l'ultimo di cui vi ho parlato, il Brother's Poem, ad esempio, no? È un dialogo dentro la famiglia, non c'è nulla che ha a che fare con l'intrattenimento, diciamo, di un'etera all'interno di un simposio. È la famiglia che riflette sui problemi interni sembra difficile volerlo immaginare in un contesto di questo tipo. Ogni volta che viene fuori un tassello nuovo ci complica la vita nel creare questo puzzle di Saffo, che però è anche parte del fascino di tutta questa ricerca.
Allora, sì, diciamo, da alcuni punti di vista si può affermare che il ruolo della donna in pubblico nella Lesbo arcaica non trova facilmente paralleli nella Atene dello stesso periodo e ancora di meno in periodi successivi, nell'Atene democratica, in cui effettivamente, come come dice Tucidide nell'epitafio di Pericle, appunto, la cosa migliore che può fare una donna è tacere, diciamo, sostanzialmente. Questo è però il punto fondamentale è che, proprio visto che ci mancano degli elementi esterni che ci permettono di collocare i frammenti nel contesto, il contesto in questo momento se lo crea il lettore, che è il filologo in buona parte, e che se lo crea sulla base di ragionamenti analogici di vario tipo. Però ecco, noi possiamo dire, ad esempio, che voci femminili poetiche arcaiche noi la troviamo in periodi non troppo distanti da Saffo, nei parteni di Alcmane, no? Nei parteni di Alcmane abbiamo la voce delle fanciulle. Qual è la differenza? È che i testi poetici della voce delle fanciulle di Sparta li scriveva Alcmane, non li scrivevano le fanciulle stesse, e li metteva in bocca a queste fanciulle, che esprimevano dei sentimenti che spesso erano anche simili a quelli di Saffo, ma non abbiamo poetesse di Sparta arcaica. La settimana prossima Lucia Paroscello vi parlerà di una poetessa molto enigmatica e affascinante della Beozia della prima metà del V secolo, probabilmente, che però è una poetessa molto diversa rispetto a Saffo, da quello che noi possiamo ricostruire. E dunque, io sono intanto ammiratissimo da questa conferenza, veramente, in cui abbiamo imparato tanto, cioè molto densa, ecco, riuscito a inserire tantissimi elementi su Saffo e sulla fortuna di Saffo. A proposito di questo secondo aspetto, è interessante questa questione della fonte per Boccaccio della castità di Saffo. Ora, quell'epigramma su Sulpicia può però essere inteso anche in un modo diverso. Certo, deve essere inteso in modo diverso, in realtà, appunto, sarebbe casta colei che casta non era. Cioè lei diventerebbe casta, ecco, se si trovasse ad avere come condiscepola o come maestra Sulpicia. Ora, però, ovviamente questo è il modo in cui lo legge chi conosce la tradizione antica su Saffo, che Boccaccio non conosceva, quindi diciamo... No, perché d'altra parte l'epigramma di Marziale così è più efficace, se uno intende in questo caso... Assolutamente. Quella che non è... c'è anche un altro, ma saprai senz'altro, un altro epigramma di Marziale, a proposito di un'altra signora... colta, questa Teofila, mi sembra, nel settimo libro, in cui pure viene fatto un confronto con Saffo, e lì c'è effettivamente Castior, cioè il comparativo, sì, che non è nell'altro caso. Però anche lì è ambiguo, perché più casta di chi già era casta o più casta di chi non era casta per nulla, ecco, quindi diciamo che è molto più probabile. Io non ho nessun dubbio che Marziale lo intendesse chiaramente in questo senso, d'accordo, perché allora, Marziale scriveva per un pubblico... Ecco, quindi scatta questa non consapevolezza boccaccesca, allora, boccacciana. Devo dire, io non sono un esperto di Boccaccio, né... Il modo in cui ho agito io è seguente: quali fonti poteva avere Boccaccio per ricostruire questa storia di Saffo? Ad esempio, alcuni hanno ipotizzato che la storia dell'amore infelice per Fone derivasse dal commento di Servio Lenede, però c'è un problema, che prima di tutto bisogna vedere in che forma Boccaccio conoscesse questo commento, e poi in ogni caso le informazioni che ci dà Servio in questo passo noi le capiamo mettendolo insieme ad altri testi, ma Boccaccio non avrebbe potuto dedurne nulla su Saffo da quell'informazione specifica. I testi che lui sicuramente conosceva erano questi due, più
alcuni testi elegiaci in cui si parla di Saffo come poetessa di amore infelice, che sono utilizzati anche per esempio da Petrarca nei Trionfi, in cui Saffo compare come poetessa degli amori infelici, ma in termini molto più vaghi. Allora, questi due testi qui, Ausonio e Marziale, noi siamo sicuri che Boccaccio li ha avuti fra le mani, perché di uno abbiamo il suo autografo con scritto Saffo a fianco, e dell'altro sappiamo che lui aveva una copia che poi passò a Coluccio Salutati, che poi fu consultata da Poliziano, che proprio ci dice di aver consultato la copia di Boccaccio. Quindi questa copia nel 400 c'era ancora. Sulla base dei testi che erano noti nel 300, mi sembra che questi due possano avere in qualche modo scatenato la fantasia mitopoetica di Boccaccio, e secondo me lui ha frainteso Marziale, nel senso non conoscendo la tradizione precedente di Saffo, ha inteso come paragone superlativo, per dire: già Saffo era casta e dotta, ma tu sei ancora più casta e dotta di lei. Ecco, questa è la mia ipotesi, ci sto lavorando, ho visto che su questi testi stranamente c'è veramente molto poco di pubblicato, e io quindi mi sono un po' scatenato io, magari ho sbagliato, ma risposta esaurientissima, più di così, grazie, grazie ancora. Allora, su questo aspetto della pudicizia e della castità in Boccaccio, ma può essere letta come una sorta di donna angelicata dantesca, postuma? Poi, anche perché c'è un altro problema, che i versi di Boccaccio, insomma, sappiamo che con la castità magari hanno a volte poco a che fare, quindi può essere, che ne so, intesa come una musa ispiratrice. Sì, sicuramente la Saffo del Bucolico con Carmen non è Saffo come intendiamo noi, è un'ipostasi della poesia, cioè sulla base di questo poco o niente che Boccaccio sapeva su Saffo si è creato un mito personificazione femminile dell'ispirazione poetica, è anche un mito di un classicismo irraggiungibile in qualche modo, perché lei è lontana da tutti e lui vorrebbe raggiungere, dice che alcuni ci sono riusciti, tra questi c'è Virgilio, no? Alcuni ci sono riusciti ad arrivarci, però non è dato a tutti, e Calliope dice a te no, diciamo, tu non sei all'altezza, dopodiché lui ci vuole arrivare lo stesso. Quindi è chiaro che tutto questo non ha molto a che vedere con Saffo come la intendiamo noi, è una sua creazione, mentre invece la Saffo del De Claris Mulieribus è un suo tentativo di ricostruire un dato biografico reale. Diciamo, lì in quel caso lui sta tentando di ricostruire un personaggio con degli elementi biografici, utilizzando una serie di fonti che in parte sono anche di tipo metrico, perché sono delle fonti sui metri utilizzati da Saffo che Boccaccio conosceva da fonti tardo antiche, diciamo. Questo è il sì. Vogliamo, lo studio di Saffo non nuoce in qualche maniera alla figura reale di Saffo, quella che è deducibile dai pochi frammenti che abbiamo, perché dai pochi frammenti che abbiamo emerge una Saffo inserita in un determinato tipo di società, che è quella che vede la donna e soprattutto la poetessa Saffo come dirigente di questo Tiasos. Se non entriamo nel Tiasos, in quello che il Tiasos significava per l'Eolia dell'epoca, che era un po' il femminile del simposio, e quindi c'è questa doppia presenza di Alceo e di Saffo nel femminile e nel maschile, però ecco, è chiaro che siamo di fronte ad una civiltà completamente diversa, nella quale noi possiamo entrare attraverso i versi di Saffo. Invece l'altra, ecco, secondo me la maggior parte dell'interesse invece che per Saffo è dato dalla figura simbolica che poi Saffo è diventata attraverso anche l'interpretazione medievale, e quindi secondo me andrebbero questi due filoni
andrebbero sempre lasciati in qualche maniera separati, proprio per evitare che a un certo punto si equivochi sulla reale come dire, valenza anche della poesia di Saffo, perché la grandezza di Saffo è soprattutto nella sua capacità di rappresentare nella lirica monodica che è, diciamo, un po' l'archetipo di quella che è la lirica anche moderna. E quindi, cioè, questo mescolare la parte simbolica con l'aspetto, diciamo, filologico possibile attraverso i versi di Saffo, secondo me dà una, come dire, in qualche modo nuoce alla stessa figura di Saffo. Non allora, so cosa ne pensa lei. No, no, assolutamente. È uno degli effetti possibili e forse anche inevitabili. In realtà il punto fondamentale è che noi non sappiamo cosa sia la vera Saffo. Noi, sulla base dei testi che noi abbiamo, che nel frattempo sono cresciuti molto, grazie ai papiri soprattutto, ci stiamo costruendo una nostra Saffo che è diversa da, ovviamente, mille miglia dalla Saffo di Boccaccio, dalla Saffo di Leopardi. È una Saffo che si basa su dei testi che sono stati riscoperti nel corso degli ultimi 150 anni, diciamo così, più o meno, siamo vicini ai 150 anni. Però anche questa nuova Saffo, questa dei testi che sembrerebbe aprirci uno spiraglio diretto sulla vera Saffo, è una Saffo che comunque va interpretata, al punto che i vari studiosi che affrontano questi testi, diciamo, diretti, no? Giungono a delineare dei contesti interpretativi che sono parecchio diversi gli uni dagli altri, no? Come vi ho detto, l'interpretazione della Saffo etera non è una curiosità di secoli passati, ma sono pubblicazioni degli ultimi 10 anni di cui sto parlando, no? E non sono pubblicazioni, diciamo, eterodosse, ma sono di studiosi accreditati, no? Ecco, l'idea della Saffo che presenta una eteria femminile parallela a quella di Alceo è anche un altro, diciamo, una linea interpretativa che è anche quella predominante, perché è quella che diciamo, permette di mettere insieme i testi in una maniera più diciamo, coerente in qualche modo, ma tutto questo ci porta comunque a ipotizzare un modello socioculturale che noi deduciamo dei frammenti stessi, cioè c'è un procedimento circolare in tutto questo, no? Quindi è tutto un aggiustarsi continuo nel tentare di costruire la Saffo vera, no? Diciamo, la Saffo vera è il risultato di un processo continuo di meditazione, di interpretazione, e obiettivamente diciamo, i risultati che si possono ottenere possono essere di livello notevole anche con le falsificazioni. Se noi pensiamo alla Saffo di Leopardi, no? La Saffo di Leopardi non ha nulla a che vedere con la Saffo che noi ricostruiamo le frammenti, non ha nulla a che vedere neanche con la Saffo che Leopardi stesso poteva ricostruire con i frammenti disponibili. Per quanto Leopardi fosse un eccellente filologo, nella sua Saffo lui non ha tentato di mettere insieme la Saffo, eppure è un, diciamo, uno delle incarnazioni che ha avuto più successo, diciamo, la Saffo di Marguerite Yourcenar, per esempio, è un altro elemento fantastico, ma è un elemento che deve molto di più a Baudelaire che non ai frammenti di Saffo, che pure la Yourcenar conosceva molto bene perché aveva studiato. Per cui in realtà è bene essere sempre consapevoli su cosa stiamo studiando, ma ogni nuova creazione può essere esaminata e analizzata, diciamo così, con una sua giustificazione. Nessuno online, possiamo ringraziare moltissimo il professor D'Alessio per questa dotta e approfondita discussione e per la bellissima lezione che ci ha fatto, e come già anticipato lui, ci diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre martedì alle 16:30. Questa volta non ci sarà però il relatore in presenza, perché la lezione verrà fatta da Lucia Prauscello,
da Oxford. Di nuovo un grande ringraziamento e un saluto. Grazie da parte mia a voi per la vostra presenza e per la possibilità.